primo libro dove io, la pubblicità è un gioco, non parlo assolutamente di dieta, teoricamente, ma parlo di comunicazione. Tutto partì quando io cominciai a parlare di tisana reica. Era l'inizio e qualcheduno che voleva denigrare il metodo tisana reica diceva: ma questa dieta non vale più di tanto. È lui che è un grande marketing, è un grande uomo di marketing. Dopo 30 pubblicazioni scientifiche, noi siamo adesso l'azienda con più studi al mondo sulla chetosi, vabbè, non lo dicono più, però mi è rimasta qua. Adesso faccio un libro sul marketing della comunicazione, qualcosa si dovranno comprare, giusto? Giusto. È molto importante creare un proprio marchio. Ecco, in questo libro io do dei consigli, è un librettino facile da leggere, insomma si regge in treno da Roma a Milano, insomma non si perde tanto tempo, e io racconto poi quello che è stata la mia storia, partendo proprio da qui. Positano è un modo per poter comunicare con le persone, perché è importante creare un contatto con gli altri, creare il proprio marchio, perché il marchio ci rende liberi, ci permette di trattare i nostri clienti come noi pensiamo sia meglio fare. Se io non fossi andato a morire di fame all'Isola dei Famosi, o non avessi fatto Boss in Incognito, o altre cose strane come film, addirittura esce adesso un film dove io ho fatto per la prima volta l'attore, ecco, recitando in inglese, era la prima volta con Billy Zen. Ecco, se non avessi fatto tutte queste cose, io non avrei potuto comunicare con i miei clienti le particolarità di quello che io volevo mettere in piedi. È difficile vendere dei biscotti, due biscotti al prezzo che si paga magari per un pacco intero di biscotti di un altro tipo. Ecco, se io non avessi avuto la possibilità di avere un mio marchio, la possibilità di poter parlare con i miei clienti, e questo vale per tutti, al di là dei clienti e al di là delle persone, difficilmente avrei potuto farlo, avrei dovuto inchinare la testa e avrei dovuto seguire il mercato. Quando abbiamo dei consumatori, tu mi parlavi di grasso, che scelgono un prodotto soltanto in base al gusto e al prezzo, e magari qualche volta qualche superstizione legata al cibo, perché tante volte parliamo di superstizioni, questo fa morire, quell'altro fa male, quest'altro non si può prendere, se uno fa il giro oltre per internet... Oltre superstizioni anche le fake news. Sono fake news, ma alla fine sono delle superstizioni, perché una volta, se mi permetti, per me la caccia alle streghe si è spostata dalla meteorologia. Una volta nel 500 veniva la tempesta nel mio campo, quindi il male ha mandato la vicina e tu finivi sul rogo. Adesso si è spostata sul cibo. Le persone hanno un'ignoranza di base sul cibo, per cui alcuni ingredienti, alcuni alimenti diventano la nuova stregoneria e finiscono sul rogo. Ecco, io credo che in questo campo la scuola sia un po' latitante. Ecco, certe cose dovrebbe spiegarle. Noi dovremmo avere dei consumatori che chiedono alle aziende certi prodotti e le aziende glieli daranno. Ecco, però in mancanza di questo c'è il mio libro, rispettiamo sempre, per farsi una propria un proprio canale di comunicazione con gli altri, per poter comunicare in maniera gradevole dei concetti che noi pensiamo siano importanti.